Allora, in questa soluzione abbiamo riproposto un po' quello che è l'effetto Bellucci, il brivido del make-up della Bellucci, quindi un occhio smoky, un effetto smoky con una bellissima applicazione di mascara e un rossetto molto naturale. In questo caso è stato utilizzato il Black Peel Long Mascara Deborah Milano, applicato bene dall'attaccatura fino sulle punte per dare intensità e andare a convogliare tutta quella che è l'intensità appunto dà della ciglia sull'effetto proposto sulla palpebra mobile. L'effetto sulla palpebra mobile potete giocarlo tranquillamente con queste due palette del trio ETEC Deborah Milano, che sono state create appositamente per creare l'effetto smoky, quindi con il chiaro ovviamente nella presenza perlata sotto la sopracciglia e gli scuri lavorati direttamente invece sulla palpebra mobile. Le intensità ovviamente che andrete a applicare andranno in riferimento alla dimensione dell'occhio: più grande è l'occhio, chiaramente più potete scurirlo, più è piccolo, più avete bisogno di miscelarlo perlomeno con dei punti luce all'interno dell'occhio sotto la sopracciglia. Ciglia invece con un effetto di chiaro, specialmente se perlato, ovviamente vi aiuterà a tirar fuori la parte sotto la sopracciglia. Per quello che riguarda invece la bocca, la scelta in questo caso è caduta sul numero 6 della Tommy Cred Matte, che è questo, applicato in maniera uniforme, addirittura con un po' di matita sfumata all'interno, naturale, ma più che altro questo è un metodo di applicazione che potete scegliere come diverso lasciando libero il labbro dall'applicazione della matita quando utilizzate toni di questo colore. Ovviamente quando create un effetto smoky proponete sempre un labbro piuttosto naturale, altrimenti l'effetto potrebbe essere un po' troppo preponderante. Per la sera potete anche associare un gloss colorato che dia brillantezza alle labbra.